Ben ritrovati al Giravoce Che. Quest'oggi voglio parlarvi di una cosa estremamente importante per la nostra città, che si avvicina oramai sempre di più a marzo e quindi alla propria scadenza elettorale, ed è quella delle candidature a sindaco. Ci sono già tre candidati sindaco all'interno della nostra città, e sono Nicola Giorgino per il PDL, Stefano Porziotta per l'alternativa l'UDC ed io per la lista civica Andrea 5 Stelle e gli amici di Beppe Grillo. Ma in realtà oggi voglio parlarvi di tutto quello che sta accadendo fuori invece da questi tre candidati sindaco, cioè del centro-sinistra. Voglio un pochettino aiutarvi a più o meno capire o a tentare di capire quello che sta accadendo oltre quello che si vede, oltre quello che appare. Qui abbiamo oramai decisa la candidatura a sindaco dell'ex assessore ai lavori pubblici Giovanna Bruno per la lista civica Andrea 3. In realtà questa lista sta cercando di trovare più larghi consensi e quindi altri partiti, ed è stato proprio questo il motivo del proprio temporeggiare. Tentativo che però non è riuscito, cioè quello di portare tutti assieme il centro-sinistra sotto il nome di Giovanna Bruno. Altro candidato sindaco che certamente parteciperà a queste elezioni sarà il nostro attuale sindaco Vincenzo Zaccaro, che ieri attraverso un comunicato ha riferito di non partecipare alle primarie, anche perché non ci poteva in pratica partecipare visto il veto posto da Italia dei Valori. Inoltre una parte del PD era anche contraria a queste primarie, proprio perché voleva portare avanti Giovanna Bruno. Qui inizio a farvi capire un pochettino i meccanismi che erano in campo, soprattutto da notare il fatto che anche l'Italia dei Valori subito ha preso le distanze dalle primarie stesse, dicendo che deciderà qual è il suo candidato sindaco, che sarà Giovanna Bruno. L'Italia dei Valori, che era uno dei partiti che ha posto il veto sulla ricandidatura a sindaco di Vincenzo Zaccaro. Vincenzo Zaccaro, che invece sarà candidato sindaco per la lista per il partito Sinistra Ecologia e Libertà, il partito di Vendola, appoggiato molto probabilmente dai Verdi, e mentre resta sempre la totale incognita il PD, il Partito Democratico, che spaccato tra i suoi mille rivoli, correnti, fazioni, non riesce a prendere in pratica nessuna decisione. Anche la decisione di partecipare alle primarie era stata presa, non era stata più che altro la firma apposta non dai membri cittadini, ma addirittura dal segretario provinciale. Tutto questo perché? Perché comunque vi è una parte del PD che appoggia Giovanna Bruno, una parte del PD che appoggia Vincenzo Zaccaro, una parte del PD che ancora non vedrebbe male una candidatura a sindaco di Nunzio Riso, e non sappiamo quali altre alternative. Il che ci fa pensare come in realtà ci sia soltanto un gioco di potere, un gioco di promesse, poltrone, quindi che si muovono, giochi di potere che poco riguardano invece quelli che sono i reali interessi e problemi della città di Andria. Perché vi parlo di questo? Vi parlo di questo anche relativamente ai programmi dei candidati sindaco, programmi che in pratica nessuno ha, anche coloro che sono scesi in campo, perché non ci è pervenuto nessuna notizia del programma eventuale del dottor Stefano Porziotta, così come invece Giorgino in una dichiarazione riferisce di avere un programma, in un'altra invece riferisce che è stato deciso il candidato sindaco, adesso le commissioni stanno decidendo il programma. In questo noi ci differenziamo da tutti. Noi negli scorsi mesi abbiamo definito il programma, anche se non è ancora pubblicamente uscito, e adesso siamo usciti fuori oramai da qualche mese con la candidatura a sindaco. Quindi semplicemente un raccogliere le idee di un gruppo dietro una persona. E di questo permettetemi di esserne orgoglioso, perché comunque riteniamo di aver fatto un buon lavoro, ed è per questo che chiedo ai cittadini andriesi di decidere con la testa questa volta, non decidere con la solita offerta dei buoni spesa, dei buoni benzina, dei soldi che gireranno come sempre in ogni elezione. Anche questa volta non fatevi fregare. Un appello prima di tutto ai giovani, perché loro certamente saranno quelli più sfruttati come ad ogni elezione.
poiché ritenuti risorsa essenziale, e invece poi ogni volta, come tutte le altre, prese in giro e dimenticati puntualmente dopo le elezioni. Così come dimenticati dopo le elezioni saranno tutti gli altri cittadini andriesi che, ricordate bene, vedono i politici soltanto ad ogni scadenza elettorale. Negli intermezzi i politici sono spariti. Noi non siamo dei politici, noi siamo dei cittadini come voi, che hanno subito anche questo. Ed è per questo che abbiamo deciso di interrompere questo meccanismo. Se voi ce ne date la possibilità, entrando in consiglio comunale, noi tenteremo in ogni modo di invertire questa tendenza che vede il cittadino come colui che subisce questi meccanismi della politica. Per questo vi chiedo ancora una volta. Cercate di votare guardando realmente coloro che state votando. Non fatevi fregare per i prossimi 5 anni da un buono benzina, da un buono spesa, da soldi che poi ripagherete amaramente durante i 5 anni successivi. Ciao.